Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Yashiroku Monkey, in cui vi presento vi faccio vedere l'unboxing del Leap TRD posteriore, e oltre all'unboxing faremo anche il video di installazione, il tutorial di installazione. Procediamo alla postura. Ok, questo è il momento delle scimmie. Quanti qui siamo le scimmie di aprire il prodotto. Ed eccolo qua. Siamo usciti dalla scatola. Interamente qui. Ecco a voi il Leap TRD posteriore per GT86, ma compatibile anche con Subaru BRZ. C'è poco da dire, è molto 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 più leggero dell'originale, ma veramente molto più leggero. Non ha particolari agganci o attacchi sulla carrozzeria, a parte queste due perle qui. Viene fornito con tutto il necessario per l'installazione, con tanto di pellicola per bloccare i fori che rimangono liberi ed evitare appunto il trapasso di acqua. Bene, a questo punto io direi che possiamo passare all'installazione. L'installazione dello spoiler TRD è molto molto semplice in realtà, non vi serve nulla di particolarmente complesso. Vi serve una bussola da 8 mm con una prolunga, il clicchetto, una pinza a pappagallo per estrarre le guarnizioni laterali. Allora, iniziamo con il primo passo. Il primo passo consiste nell'analizzare quello che è il template che la TRD fornisce nelle istruzioni per quanto riguarda un foro, anzi due fori, che devono essere applicati sul baule. Gli attacchi del Leap TRD non corrispondono a quelli del Leap, dello spoiler originale. Quindi di conseguenza vanno fatti due fori. TRD dà questi template per capire dove effettuare il foro. Andiamo a vedere come. Ok ragazzi, ci troviamo con il nostro Monkey Project pronti per procedere all'installazione dello spoiler TRD. Dunque iniziamo col procedere con la disinstallazione dello spoiler originale. Iniziamo da questi due. Qui sotto si nascondono due perni, sia a destra che a sinistra. Perni che tengono la parte laterale dello spoiler collegata al baule. La fase successiva sarà smontare questo rivestimento e scollegare le clip che tengono la parte alta dello spoiler, che si trovano qua sotto. Per rimuovere questi due tappi, che sono abbastanza ostici e duri, vi consiglio una pinza a pappagallo. Estraete una parte e a pressione tirate via. Una volta rimossi i due tappi, riusciamo a vedere i dadi che tengono bloccata la parte laterale dell'alettone. Il rivestimento interno del baule invece è tenuto insieme da 7 clip in plastica, facilmente removibili. Una volta rimosso, l'ultimo perno, sarà facile accedere alle clip che tengono insieme l'alettone. Per rimuovere le quattro viti che tengono i laterali dell'alettone, dovete utilizzare una chiave a clicchetto della misura di 8 mm. Vi consiglio di prestare molta attenzione alla rimozione di queste viti, in quanto una volta svitate il rischio è che cadano qua dentro e non le trovate più, non le potete più riprendere a quel punto. Quindi vi consiglio di dare una svitare prima, diciamo, con lo stucchetto, dopodiché nel momento in cui andate a proprio staccare le viti dalla loro sede, vi consiglio di mettere un dito qua sotto e accompagnare la vite fuori dal foro, in questa maniera qua, evitando che la vite cada là dentro. Adesso è arrivato il momento di scollegare
i perni a incastro. Vi do un consiglio: iniziate da questo e questo bianco, questi due bianchi laterali quadrati, in quanto nel momento in cui si rivolgono, si scollegano questi due, l'alettone potrebbe cadervi all'indietro. Quindi, dato che questi due sono i due principali, scollegate per prima i due bianchi, quindi questo qua e quello lì sotto. Dopodiché potrete estrarre l'alettone direttamente con un po' di forza. Okay. Facendo un po' di forza e sentendo un bel rumore che, diciamo, potrebbe portarvi a pensare di aver distrutto tutto, in realtà sono semplicemente le clip a pressione che sono state estratte. Quindi avrete l'alettone fuori dalla sua sede, pronto ad essere alzato. In questa maniera qua. Le clip di cui vi parlavo sono questa e questa. Allentatele un po', stringetele un pochettino, dopodiché sarà facilissimo a pressione sollevare il vostro alettone originale. La rimozione dello spoiler di serie porterà alla luce molto sporco sull'auto. Questo sporco deve assolutamente essere pulito, quindi io vi consiglio intanto l'utilizzo di acqua abbondante, un panno con un potente sgrassatore, più passate fino a che comunque il colore della carrozzeria non viene fuori diciamo al massimo. Questa fase richiede una discreta dose di fegato e nervi saldi. Vi spiego perché. Il template è questo qua, la traccia, diciamo, l'abbiamo ritagliata da quel foglio che vi ho fatto vedere. Una volta ritagliata, e mi raccomando, cercate di rispettare al massimo le linee della traccia, va fissata secondo la forma che, diciamo, è stata data dai tecnici TRD, e va a darvi il punto esatto per il foro da creare, per il nuovo foro aggiuntivo da fare. A questo punto dovete segnare sulla carrozzeria questo punto ed effettuare il foro. Lo stesso va fatto dall'altro lato, ovviamente capovolgendo il template. Ok, a questo punto vi faccio vedere come ho realizzato il foro, come realizzo i fori aggiuntivi per lo spoiler. Anche in questo caso il template va applicato, per la traccia va applicata per vedere dove effettuare il foro. Dopodiché prendiamo un cacciavite e creiamo la traccia per poi capire dove andare a forare. Per creare la traccia, diciamo, facciamo un punto. Io ho sfruttato il buco che si era creato sul foglio nel precedente foro che ho fatto dall'altra parte. Andiamo a creare un punto ben visibile. A questo punto possiamo levare il nostro template. Abbiamo il nostro foro, possiamo procedere a quella che è la fase più difficile, a quello che è più difficile e duro da fare, cioè creare il nostro foro. Vi consiglio di andare molto piano all'inizio. Il foro è fatto. Di fare una prova di inserimento dei perni, giusto per capire se i fori sono stati fatti in maniera corretta. Ok, una volta applicato, quello che dovete controllare è la misura, il gap, la parte esterna dello spoiler che corrisponda all'altro lato. Già io vedo che ad occhio ci siamo, quindi direi che i fori sono stati perfettamente fatti e lo spoiler può procedere alla fase successiva dell'installazione. Dopo aver dato un'ulteriore pulita al baule, possiamo procedere a chiudere i fori che sono rimasti liberi dallo spoiler, nel momento in cui abbiamo levato lo spoiler originale. Allora, TRD dà un set di isolante, in pratica,
molto semplice da applicare, è una cosa adesiva. Vado ad applicarla sul foro. Okay. È un materiale 3M questo, quindi comunque diciamo che è qualcosa che funziona molto bene, fatta in maniera specifica per questo kit PRD. Ok, a questo punto abbiamo chiuso i quattro fori, i due fori laterali, destra e sinistra e quello centrale. Per questi due PRD ha dato un'ulteriore grande porzione di materiale isolante. Possiamo andare ad applicare. A questo punto non rimane che completare l'isolamento dei fori rimasti aperti e procedere poi all'installazione dello spoiler. Vi consiglio di tappare, dato che TRD ha dato abbondanza di questo materiale isolante, vi consiglio anche di tappare da entrambe le parti i fori non più utilizzati, quindi come abbiamo fatto la parte esterna faremo anche la parte interna. Tecnicamente saremo pronti per installare lo spoiler. Ci sono però due cose che ancora noi dobbiamo fare. La prima è installare questi nello spoiler. Sono due, diciamo, guarnizioni adesive che vanno sullo spoiler. Una volta incollate dove c'è il perno che si va a inserire nei fori, questo isolerà comunque lo spoiler dalla carrozzeria. Oltre a questo però c'è un'altra cosa ancora che io vorrei fare. Dato che noi abbiamo forato la carrozzeria e quindi siamo alla lamiera a vivo, applicherò un po' di isolante in maniera tale che, diciamo, il metallo vivo non dovrebbe comunque entrare in contatto con acqua. Però visto comunque che parliamo di una cosa molto importante, quale è, insomma, l'infiltrazione di acqua e la possibilità di creazione di ruggine, con questo sistema qui, diciamo, noi isoliamo comunque i fori ed evitiamo in futuro che dovesse presentarsi un problema di questo genere, quale la ruggine. Vado ad applicare questo po' di silicone isolante. Ok, la stessa cosa la faremo sotto. Intanto andiamo ad applicare la guarnizione sullo spoiler. Andiamo ad appoggiare delicatamente lo spoiler qui e applichiamo le due guarnizioni fornite dalla TRD. Sono da un lato adesivo, dall'altro no. La prima guarnizione è inserita. Pigiamo un po' per far aderire bene il collante. Procediamo all'installazione anche della seconda. Ok, una volta installato la situazione sarà questa qui. È arrivato il momento di posizionare il nostro spoiler TRD. Ma prima va fatta un'altra operazione. Questa linea biadesiva 3M serve ovviamente a isolare il più possibile lo spoiler dall'acqua e comunque far aderire bene tutta la linea dello spoiler sull'auto. Iniziamo con levare delle piccole porzioni di questa linguetta gialla. Ok. Una volta levata una piccola porzione della linguetta gialla, va attaccata con lo scotch qui. Una volta levate tutte, fatte su tutti gli angoli, su tutti i punti in cui c'è il biadesivo, questa operazione, applicando lo spoiler sull'auto, sarà facile estrarre il biadesivo 3M e far aderire perfettamente lo spoiler TRD alla carrozzeria. Vi faccio vedere come. Ok, una volta presi tutti i punti in cui
il biadesivo deve aderire sulla carrozzeria, non ci rimane altro che estrarre, levare il pezzo di scotch a cui abbiamo ancorato il foglio, la parte di biadesivo, e tirare il giallo del biadesivo, la copertura del biadesivo fino alla fine. Sia da un lato, attenzione a non far aderire in questo momento il biadesivo. A questo punto spingiamo un po' e blocchiamo. Facciamo aderire bene lo spoiler in maniera tale che i laterali e il centrale venga fissato. A questo punto facciamo lo stesso con questo.